Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video molto particolare. Difatti ho pensato ragazzi che ultimamente il canale sta crescendo veramente a dismisura. Vi basti pensare che all'inizio dell'estate ero circa 8.000 iscritti quando iniziò la Soul Link con il Luke. Ma adesso siamo quasi arrivati a 12.500 e pensavo che portarvi una top 5 dei video che io ritengo i migliori del canale potesse essere interessante anche per voi, in modo tale che possiate andare, magari se ve li siete persi, a rivederli, in quanto per quanto mi riguarda credo che meritino. Ovviamente in questa top tranquillamente potrebbero esserci video che già conoscete o che avete già visto, e comunque la classifica è personalmente soggettiva, quindi ci terrei che chi soprattutto è iscritto da più tempo lasci nei commenti una top 5 con i video del mio canale che ritiene personalmente migliori. Ovviamente il criterio è anche soggettivo, il mio punto di vista è il punto di vista diverso dal vostro, ossia quello del creatore. Quindi magari io conosco dei dettagli, delle sfaccettature, delle particolarità di questi video che voi magari non riuscite a comprendere perché ovviamente non li avete creati. Detto ciò, direi di non perderci in ulteriori indugi ed iniziare subito con questa particolarissima top 5. Il quinto video di questa classifica è paradossalmente un video vecchissimo e che sicuramente in pochissimi si ricordano, e appartiene a un format ragazzi che nacque, pensate un po', da un mio microfono rotto. Avevo il microfono rotto, non potevo registrare le creepypasta. Fra parentesi, ho dei programmi molto interessanti per riprendere in mano alcune creepypasta, non per scriverle ma per riprendere in mano il tema, quindi rimanete sintonizzati. E per l'appunto con questo microfono rotto non potevo registrarle, e allora cosa ho pensato? Scriviamole sul video, scriviamo un testo e mettiamole nel video. E vi giuro ragazzi che la quinta, ossia il figlio maledetto dedicata a Cubon, l'ho rivista 5 minuti fa e mi ha dato letteralmente i brividi, come se fosse stata la prima volta. Eppure quel video ragazzi sarà di circa 2 anni fa e ancora adesso riesce a trasferirmi davvero delle emozioni allucinanti. Quel format nato a caso e che non ebbe sicuramente successo è tuttora uno dei miei preferiti all'interno del canale, e se potessi lo riporterei veramente volentieri. Quel video tra l'altro conteneva una storia e una scrittura fantastica. Io ricordo ancora il momento in cui la scrissi quella set pasta. Ero sul regionale Trenord che mi stava portando a casa e avevo il telefono in mano e ho avuto il barlume, l'illuminazione, l'ho buttata giù, sono tornato a casa, ho registrato, spettacolo, un video ragazzi della Madonna, incredibile, che metteva i brividi. E nulla, ovviamente li trovate tutti in descrizione, fateci un salto, comunque non sono video eccessivamente lunghi perché le idee migliori sono sempre quelle corte. E nulla, fate un salto e andatelo a vedere se volete. Passiamo ora al quarto video, che invece è molto molto più recente e probabilmente la stragrande maggior parte di voi l'avrà sicuramente visto, anche perché ragazzi è un video che è andato molto molto bene e si tratta di un episodio della Soul Link con Luke, Arubino e Zaffiro. Quale però? L'episodio 12, e Luke sicuramente si ricorderà dell'episodio 12 che fu ragazzi una cosa allucinante. Era Crazylock, quindi abbiamo avuto una cosa come 10 evoluzioni randomizzate, 3 morti, catture di qua, ho catturato Ninetales. Ragazzi, io e Luke abbiamo finito quell'episodio, ci sono stati 5 secondi di silenzio appena abbiamo stoppato e poi ci siamo scoppiati a ridere. È stato uno dei video migliori che abbia mai fatto, uno dei momenti migliori della mia vita, altro che del mio canale YouTube. E il video ragazzi paradossalmente è stato quello che è andato meglio di tutti, ha fatto una cosa come 10.000 views almeno sul mio canale, è quello che è andato meglio di tutti. Poi Luke c'ha un canale a parte e quindi lasciamo perdere, però sul mio canale quell'episodio è andato benissimo perché veramente è stato spettacolare. C'è stato un Pokémon che si è evoluto una cosa come 7 volte di fila, raga, leggenda quel video. Luke, tu commenta, ti prego, fai un revival di qualcosa perché è stato spettacolare e tu lo sai meglio di me. Poi abbiamo trovato Raticate di tipo spettro, raga, cioè cose che non stavano né in cielo né in terra. Quella serie lì è fantastica, però quell'episodio è stato veramente un tripudio di gioia, uno spettacolo.
Anche il terzo video, ragazzi, è decisamente recente rispetto agli altri. Ed è il classico delle creepypasta Lost Silver, che tra l'altro a breve tornerà come format. Quel video, ragazzi, non era partito con molte pretese da parte mia. Non pensavo di creare chissà quale format con chissà quale lavoro dietro. Eppure ci ho lavorato quasi 2 giorni a quel video, perché veramente mi ci sono trovato bene, avevo voglia di editarlo bene, ho fatto un sacco di effetti ed è stata sicuramente la creepypasta più editata in assoluto. Ovviamente non sono legato al contenuto in sé del video come lo sono quelle altre creepypasta che ho scritto io, però sta di fatto che dal punto di vista dell'editing, quel video, che come tutti i video ottimi dal punto di vista dell'editing, non vanno bene su YouTube, ma questo è un classico, è meglio fare cose senza editing veloci per ottenere più visualizzazioni, ma questo lo dico da mo e me ne sbatto le palle. Quel video, ragazzi, a livello di editing, per l'appunto, mi è piaciuto davvero tanto e sinceramente me lo sono riguardato più volte sono rimasto soddisfatto di quello che ho fatto. È uno di quei pochissimi video sul mio canale dei quali non cambierei nemmeno una virgola e nemmeno un accento, perché ritengo di aver fatto veramente un grande lavoro di montaggio, un grande lavoro di narrazione, un grande lavoro di effettistica, insomma un grande lavoro in tutti i sensi. Spero che anche voi, se non l'abbiate visto, vi piaccia. Sappiate che non dovrebbero esserci jumpscare particolari, se non sbaglio, non dovrei averne messi di pesanti, ho messo solo qualche immagine, perché poi, come dico sempre, il jumpscare non è una grande idea per spaventare, però ragazzi, veramente quel video lì è stato uno spettacolo, anche quello. Passiamo ora alla top 5, che comprende 2 video che io ho amato e che mi riguarderei 300 volte. Il secondo è stata una teoria di Pokémon Sole e Pokémon Luna, che ovviamente, essendo un video fatto bene, non è andata bene come altre merdate che ho caricato, perché io sono consapevole quando carico una merdata e mi rode il culo quando va bene la merdata e non va bene il video bello. E comunque il video si tratta degli attacchi del Team Skull. Il video si intitolava letteralmente "Il Team Skull, 2 punti, dove attaccherà?" E sì, ce l'ho scritto qua. Ed era un video dove io, praticamente andando a vedere un trailer uscito riguardo al Team Skull, andavo sulla mappa di Alola e cercavo di collocare la zona in cui il Team Skull attaccava. E andandolo a rivedere, sinceramente le ho prese quasi tutte. Non ci speravo neanche io, ne ho sbagliate 2 o 3, perché comunque le immagini non erano molto chiare e spesso ho cercato di azzardare l'ipotesi. Però, ragazzi, è stato anche quello lì un video veramente fatto coi controcazzi. Un buon editing. Ovviamente avevo cannato il classico, l'obiettivo finale del Team Skull, perché comunque poi si è rivelato essere il team, fra virgolette, di copertura, potremmo dire. Non era ancora stato annunciato il Team Header, quindi non potevo saperlo. E nulla, quel video lì, dal punto di vista dell'editing, della teoria, è sicuramente stato uno dei migliori che io abbia mai fatto. Come al solito non è stato apprezzato e non è andato da nessuna parte, però me ne farò una ragione. Detto ciò, ragazzi, passiamo al primissimo video, che è uno, invece questo è uno dei più famosi del canale, ed è stata una cosa veramente geniale, secondo me. Questione, ragazzi, era partito come uno sfottò ai canto fag che insultavano la 7ª generazione, un'idea che mi sarà venuta sicuramente sotto la doccia come le migliori idee, ed è il video "Se la 1ª generazione fosse la 7ª. A parte che ci avrà un 30.000 visual quel video, ma è stata, allora, innanzitutto un'idea totalmente originale, idea completamente originale mia, non vista da americani come altre. Un video che era fatto bene, simpatico, divertente, intelligente, con un pizzico di sfottò, con l'ironia, insomma, un video veramente fatto bene. E quello è andato davvero, davvero tanto, tanto bene. E tra l'altro, spoiler, prossimamente tornerà quel tipo di format sotto un'altra veste, ma ho in programma di fare un video molto particolare a riguardo, che sicuramente verrà frainteso, ma questi sono altri discorsi. E nulla, quel video lì è stato veramente fantastico, è andato benissimo dopo un giorno, e ai tempi era un miracolo. Dopo un giorno c'avevo una cosa come 300 like, e infatti ha spopolato su YouTube. E quindi nulla,
è stato veramente bellissimo. Poi cazzo, sono nate delle perle da quella trilogia di video, perché poi ce ne sono stati anche altri due sulla seconda e sulla terza. Sono nate delle perle come Free Wi-Fi, come The Oxys, come... vabbè, ve li lascio in descrizione, raga, così ve li andate a vedere se non li avete visti. Ma penso che molti di voi l'abbiano visto, e tra l'altro qualcuno probabilmente mi avrà anche conosciuto con quei video lì, perché erano comunque molto popolari all'epoca. E quindi nulla, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito, come al solito, a lasciare un bel mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, scrivete qua sotto nei commenti la vostra top 5 dei video di Creepy. Mi raccomando, se volete anche magari giustificarli, insomma, è ben accetto. Comunque mi piacerebbe comunque andare a rivedere qualche video che voi ritenete il migliore, magari farmi due risate, sarebbe una cosa molto carina. E nulla, mi raccomando, passate anche dai social in descrizione per rimanere sempre aggiornati sull'attività del canale, e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò, ragazzi, il cane urla e scappano i bambini, bambini di merda, bambini di merda, bambini di merda, alla faccia di Trainer Tia, e noi ci becchiamo in un prossimo video!